scuole di lì, dopo la fusione con gli enti, con i CTP, quindi anche sulla sicurezza, hanno due missioni fondamentali. Una rimane quella della sicurezza e della consulenza alle imprese per tutto quello che concerne appunto il settore degli infortuni e delle malattie professionali, e dall'altra è quella della formazione professionale, che diciamo è orientata su due punti. Una, la parte operaia, in cui abbiamo nuovi prodotti e nuove tipologie, e quindi abbiamo bisogno di collegare l'industria della produzione all'industria dell'installazione, e dall'altra siamo rivolti ai tecnici, quindi rivolti agli ITS e quindi alla formazione superiore post diploma. Questi diciamo sono i due ambiti sulla formazione importanti che in qualche modo le scuole in Italia dovrebbero perseguire. L'importanza della scuola di lì per la sicurezza è fondamentale. Noi siamo l'unico settore che ha attinto alle proprie risorse perché ha capito che c'era un problema in più rispetto ad altri settori. È una tradizione che va mantenuta, va incrementata e soprattutto va fatta conoscere a tutte le imprese impegnate nel settore. Secondo noi un'impresa curata dal settore bilaterale è un'impresa molto più sicura di quella che è fuori dal sistema bilaterale. Sia sulla formazione che sulla sicurezza abbiamo oggi a disposizione tanta tecnologia. Dobbiamo riportarla all'interno delle nostre scuole, siano i simulatori, la realtà aumentata, progetti su cui le nostre scuole sono già impegnate, dobbiamo svilupparle di più e dobbiamo rendere accessibili a tutti e soprattutto coinvolgere in questo processo lavoratori ed imprese che troppo spesso arrivano tardi all'appuntamento con la tecnologia.